Ecco, Nicola Malaspina, presidente del Centro Studi Tradizione e Partecipazione. Ma da dove vi è venuta questa idea di creare un sondaggio online, di cui poi in questi giorni si è tanto parlato in città, un sondaggio che semplicemente voleva un po' forse stimolare la gente, soprattutto, ma anche chi di competenza, a smuovere le acque e trovare un competitor a Falcomatà. Da dove nasce questa idea e qual è il criterio di questo sondaggio? Allora, guarda, ne stavamo parlando da parecchio tempo, non tanto del sondaggio, quanto del silenzio assordante da parte del centrodestra legato alla scelta di un sindaco, di un competitor a Falcomatà. E poi, come tutte le cose, avviene tipo un po' per caso e ci è venuta questa idea di lanciare questo sondaggio, che inizialmente doveva essere, lo consideravamo come una provocazione nei confronti di tutto l'ambiente del centrodestra, quasi una provocazione tesa a stimolare una reazione, che poi tra l'altro questa reazione c'è stata. E allora, da una discussione interna attraverso la quale avevamo analizzato un po' quelle che erano le figure sia politiche che i personaggi pubblici in regini della cosiddetta società civile, si dice così. Mi sta un po' antipatico questo. Però vabbè, comunque diciamo. Va bene, della società civile. Ci siamo confrontati e abbiamo valutato noi quali personaggi politici e pubblici avrebbero potuto rappresentare una valida alternativa a Falcomatà. A questo punto, come fare per lanciare questa provocazione? Facebook ci forniva, attraverso la pagina, questo strumento del sondaggio. Oltretutto a costo zero. Esattamente. E allora siamo partiti. No. Ecco, questo, siete partiti, il successo c'è stato, io l'ho sottolineato il giorno dopo. All'epoca parlavo di 200 votanti, 300, alla fine si sono iscritti a oggi quasi 900 persone, hanno votato più di 600 persone, insomma a livello numerico un successo, anche perché poi chi vota ci mette la faccia, ecco, un successo che ha innescato anche qualche polemica, però ci sta anche la polemica, perché poi la città questa è, insomma, c'è chi è soddisfatto, chi vorrebbe questo, chi vorrebbe quello, però non entriamo in merito. Però adesso l'obiettivo, secondo noi, l'abbiamo detto, è stato raggiunto. Come capitalizzare come centro studi, tradizione e partecipazione intanto questo piccolo traguardo e come proseguire, diciamo, nella direzione di coinvolgimento del cittadino in quella che deve essere la politica, io direi la politica di tutti i giorni. Io una precisazione va fatta, nel senso che quando noi abbiamo lanciato il sondaggio, l'ho detto prima, lo abbiamo lanciato pensando a una provocazione, cioè creare una reazione nei confronti di coloro i quali dovrebbero sedersi attorno a un tavolo e scegliere di voi il candidato sindaco. Probabilmente non ci aspettavamo un così grande interesse, così tante reazioni positive, negative, non sa noi poi alla fine giudicare, però alla fine sono arrivate, come dicevi tu, si sono iscritti per poter partecipare al voto, dove ogni cittadino, ogni profilo, anche una procedura farraginosa, se vogliamo, ogni profilo, ogni cittadino che aveva un profilo Facebook doveva richiedere l'iscrizione al gruppo Tradizione Partecipazione. Una volta iscritto, gli amministratori dovevano accettare la sua iscrizione, a quel punto aveva la possibilità di scegliere un nome. Allora, rispetto a tutti i nomi che erano lì presenti, bisogna dire anche un po' le cose come stanno, perché attraverso te forse posso dare anche una risposta a quelle reazioni polemiche che si sono innescate soprattutto nei primi giorni del sondaggio. Noi non abbiamo detto, non ci siamo lanciati in una campagna, non volevamo scegliere noi il sindaco, perché non compete a noi questa scelta. Il Centro Studi Tradizione e Partecipazione non è un partito. Ecco, questo sottolineiamo una volta per tutti. Anzi,
il Centro Studi Tradizione e Partecipazione è un'associazione culturale apartitica, nel senso che facciamo sì politica, ma all'interno sono rappresentate più anime, quindi non c'era una posizione univoca nel lanciare un nome o, come si dice in gergo, per bruciarne un altro. Il sondaggio non era fatto né a favore di qualcuno né contro qualcuno. Che poi bisogna dirlo, Nicola, a volte anche fare il nome significa bruciarlo, altro che non farlo, anzi semmai il contrario, perché comunque lo esponi. Allora diciamo questo, perché chi fa la polemica poi sterile non capisce, forse capisce poco di politica, semmai è esporre che bruci la persona, non mettendola. Ma è esattamente. Diciamogli. No, allora bisogna dire che tutte le persone che sono state inserite nel sondaggio, nessuna di queste è stata da noi contattata. Quindi prima di lanciare il sondaggio non abbiamo alzato il telefono a chiamare. Sei d'accordo, non sei d'accordo? Assolutamente no, non abbiamo proprio chiamato nessuno. Noi abbiamo valutato quali erano le persone che avevano un profilo giusto, un profilo che poteva aspirare a candidarsi come alternativa a Falcomatà. A quel punto, senza chiedere a nessuno, abbiamo deciso noi di mettere quei nomi. E l'ho detto prima, non perché vogliamo noi decidere il nome del futuro candidato a sindaco del centro, non è una cosa che compete a noi. Noi volevamo solamente svegliare i partiti, e in questo senso obiettivo forse ci siamo riusciti. Ma dall'altra parte, se ci chiamiamo Tradizione e Partecipazione, ci chiamiamo perché questo nome l'abbiamo scelto e perché per noi la partecipazione è un'idea forte. E allora, se veramente è un'idea forte la partecipazione, noi dovevamo applicarla, e applicarla significa dare la parola ai cittadini, cioè il cittadino in mezzo alla strada che si lamenta con i partiti del centrodestra perché fino ad oggi hanno fatto opposizione, stanno criticando un'esperienza amministrativa che sotto gli occhi di tutti fallimentare, però dall'altra parte non dicono: io ho un'alternativa alle prossime elezioni comunali, candiderò X. Non lo dicono. E allora a questo punto noi abbiamo fatto un qualche cosa, non dico rivoluzionaria, perché voglio dire, i sondaggi alla fine non sono uno strumento rivoluzionario. No, sicuramente unica. Questo forse sì, perché chi vota rispetto tipo a una società che lo fa per mestiere, lo fa mettendoci la faccia. Cioè, nel senso che tipo, quando mi telefonano per i sondaggi, la prima cosa che ci tengono a dire è: guardi che la sua posizione resterà anonima. Il nostro sondaggio, non solo chi gestisce il sondaggio, anche non dà i numeri, invece qui sono aperti a tutti. Quindi possono andare sulla pagina, verificare il sondaggio e verificare i nomi, i cognomi di chi ha votato quella persona. Addirittura ti posso dire la verità, c'è stato un problema iniziale, perché c'erano il sondaggio di Facebook dava la possibilità di aggiungere dei nomi, tant'è che si sono aggiunte delle persone, hanno aggiunto delle persone che non erano previste, non abbiamo scelto noi, e dopo 24 ore a quel punto abbiamo deciso di bloccare. Un sondaggio dinamico è stato, sì, per 24 ore. Dopo, per 24 ore sì, superate le 24 ore per un inficiare tipo quello che poteva essere il risultato del sondaggio. O anche dello studio a monte. Esattamente, dello studio che avevamo fatto, visto anche il numero delle persone che aveva iniziato a iscriversi, il numero dei votanti tipo che era diventato anche tipo consistente, tipo un numero diciamo che andava al di là delle nostre aspettative. Lì siamo stati costretti purtroppo a bloccare, tipo a cancellare quanti aggiungevano qualcun altro. Questo per spiegare tipo il perché qualcuno c'era, qualcuno non c'era, per due motivi. Uno, quando abbiamo fatto noi i nomi, quelli che erano presenti secondo noi potevano aspirare alla carica, diciamo, la caratura di competitor. Esattamente. Quegli altri, quelli aggiunti da altri, purtroppo dico, cioè, le prime ore l'abbiamo accettati, perché altrimenti se il cittadino si esprime in un determinato modo e lo fa immediatamente per dare la sua alternativa, è diritto del cittadino, proprio per rispettare questa idea della partecipazione, della possibilità di aggiungere un nome. Ecco, questo è un chiarimento una volta per tutte, non è un excusatio non petita, accusatio manifesta. Ecco, allora, dicevamo prima,
Centro Studi Tradizione e Partecipazione quindi ha avviato un percorso. Io ho chiesto all'inizio come capitalizzare e quali sono le iniziative che avete in mente di fare. Allora, guarda, capitalizzare secondo noi già abbiamo capitalizzato, perché in base ad alcune indiscrezioni si dice tipo che nelle prossime ore ci sarà. No, è sicuro, ci sarà un'interpartitica domani venerdì. Allora, quindi il nostro risultato del centrodestra. Il nostro risultato, tra virgolette, l'abbiamo già ottenuto, perché abbiamo svegliato dal letargo i partiti che avrebbero dovuto iniziare questa attività, secondo noi, già all'indomani del voto delle europee. E adesso cosa fare? E adesso cosa avete in mente? Adesso noi in questo momento vogliamo attendere, siamo in, come direbbe qualcuno, in vigile attesa, per capire se alla fine da queste stanze verrà fuori questo sindaco. Noi non l'ho detto prima, anche per il sondaggio non è stato fatto pro contro qualcuno o perché volevamo indicare noi il nome del futuro. O dettare addirittura i tempi politici. Assolutamente, no, questo non rientra nelle nostre caratteristiche, anche perché noi veniamo dalla strada, la nostra è una politica che viene dalla strada, dalle piazze, dalle manifestazioni. Siamo molto vogliamo restare con i piedi per terra. A noi interessa di più, nel momento in cui ci sarà questo nome, partecipare alla stesura del programma, perché come Centro Studi diciamo che abbiamo tante cose da dire, abbiamo tanti progetti in cantiere e potrebbero essere molto utili nella campagna elettorale e nella futura città amministrata dal centrodestra. Bene, chiudiamo con una battuta divertente. Io vedo un occhio nero, quindi qualcuno che si è incazzato, diciamola anche qualche parolaccia ogni tanto, ha fatto un occhio nero a Nicola Malaspina. No, molto, molto banalmente è stato solamente un incidente a calcetto. Ecco, ringraziamo Nicola Malaspina. Grazie, presidente del Centro Studi Tradizione e Partecipazione, e lo sentiremo, credo, spesso, soprattutto se come associazioni faranno iniziative di questo rilievo. A noi ci piace, dicevo quando ero ragazzino, a noi ci piace la politica nel territorio e incontrare le persone, non solo sui social ma anche faccia a faccia. Si dovrebbe pensare qualcosa anche da fare. Ora, io c'è questa idea, c'è, ma così come tante altre idee, perché poi alla fine qualcuno ha detto tipo la pagina Tradizione Partecipazione. Tradizione Partecipazione non è una pagina, è una comunità umana che utilizza lo strumento di una pagina Facebook, ma come, allo stesso modo come utilizza tanti altri strumenti che possono essere quelli più reali, legati tipo all'affissione di un manifesto, all'organizzazione di un convegno, a una presentazione. Beh, avete preso a una presentazione multa al libro. Per qualche affissione. Ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Grazie a Nicola. Grazie per averci ospitato.